parlare in primo grado, di aver accettato il nostro invito. Il sindaco vi farà un saluto, ma prima volevo dirvi che ho partecipato alla fine dello scorso anno a quella notte a guardare le stelle al campo sportivo e siamo rimasti molto colpiti dalle vostre ricerche, dal fatto che avete associato a ogni costellazione, a ogni stella una ricerca. Quindi durante l'estate con gli insegnanti, la Cinzia, era Cinzia Brandi e Raffaella, abbiamo pensato di riunirle in una piccola pubblicazione. Ci è stato fatto dono di questa pubblicazione dal signor Eleuterio della Griff, Baldani, Eleuterio Baldani della Griff, perché vedete, quando le idee sono preziose, le persone diventano anche molto sensibili, non che il signor Eleuterio non lo fosse, però magari fa tanti lavori, tante cose, quando ha visto questa nostra proposta l'ha fatto molto volentieri e noi ve lo vogliamo lasciare come ricordo. Il sindaco è in alto uniforme, non sempre il sindaco si mette la fascia. Questa è la quinta volta che la metto, quindi. Quando la mette vuol dire la che rappresenta. È una cosa seria. Allora io tra l'altro io sono molto legato a loro, no? Sono la classe del mio figlio, quindi è andato a scuola per 2 anni con loro, per cui sono ancora più legato anche per questo motivo. Comunque, a parte questo, ve la ricordate la serata al campo sportivo a giugno? È stata molto bella, no? A proposito di gentilezza, a proposito di ambiente, a proposito di... è stata anche una serata di grande sensibilità. Quindi, questo che vi doniamo sono le vostre storie messe qua, quindi è cosa molto bella. Abbiamo pensato di raccogliere in questo piccolo libro le vostre narrazioni della sera del 7 giugno 2019, nella quale ci siamo ritrovati al campo sportivo ad osservare i corpi celesti, con l'idea che possa rappresentare per voi un bel ricordo. Lo hanno realizzato le insegnanti, Cinzia Brandi e Raffaella Salucci, della scuola secondaria di primo grado. Vi lasciamo un augurio per il tempo che viene. Guardate le stelle e non i vostri piedi. Provate a dare un senso a ciò che vedete. Okay. Della terza media uscente ed è un momento per voi molto significativo perché vi state avventurando, no, in una nuova vita, diciamo,
E siete ora, io l'ho letto, adesso sembra una convenzione, una frase convenzionale, ma io incontrandovi ho letto nei vostri occhi, i vostri occhi pieni di speranze, di entusiasmo. Non so se ho fatto una lettura giusta, però io li ho visti pieni di speranze, di sogni. E vi auguriamo di affrontare le nuove sfide, perché non sarà tutto così rose e fiori, non voglio dire questo. E vi auguriamo di affrontare le nuove sfide con impegno e serenità, di realizzare ciò che sognate, e confidiamo di avervi dato almeno in parte, dico almeno in minima parte, il nostro contributo. Probabilmente fra qualche anno vi ritroverete fra le mani questo piccolo libro. Sfogliandolo vi ricorderete delle emozioni che può suscitare la conoscenza legata alla bellezza di un cielo stellato. Andate allora alla ricerca di altra bellezza, perché come la gentilezza è contagiosa. Buon anno scolastico. Gerardo non lo vogliamo ringraziare. Sì, e perché lui lo dedica a me. Noi siamo di Carpegna, lo sforzo minimo, ma tu Gerardo che sei sempre presente, e poi io penso che se c'è una persona che rappresenta la gentilezza, questa sei tu. È vero.